Quelli del weekend lungo di Ferragosto sono stati giorni di intenso lavoro anche per i bagnini che sorvegliano i lidi e le spiagge della regione. Il pomeriggio del 14 agosto, all'altezza dello stabilimento Stella Marina di Pescara, due bambini e un adulto in difficoltà sono stati recuperati oltre il limite delle acque sicure, mentre il 15 agosto è stato recuperato un ragazzo in evidente difficoltà e in stato confusionale. La prontezza dei bagnini nel capire quali erano le problematiche che andavano a crearsi sono state fondamentali per evitare il peggio. La stagione estiva comunque non è finita, per questo Marco Schiavone dell'Associazione Angeli del Mare raccomanda attenzione quando si entra in acqua. Fino a quando non sarà finita la stagione estiva dovremmo avere massima attenzione sulle nostre spiagge, perché non significa che l'estate è finita e bisogna lasciar perdere la sicurezza in mare, che è fondamentale per tutta la nostra responsabilità di dare sicurezza in mare, alle spiagge, ai bagnanti, ai bambini, ai signori, agli anziani. Dobbiamo sempre stare operativi in acqua con Mosconi, Baywatch. Non ci dobbiamo mai far trovare impreparati perché può capitare il momento della difficoltà e noi ci dobbiamo trovare sempre pronti a intervenire. A collaborare con i bagnini in questi giorni di pienone anche le unità cinofili della Protezione Civile Fisa, che con i loro amici a quattro zampe sono stati protagonisti di una storia a lieto fine accaduta domenica 31 luglio, giorno della festa di Sant'Andrea proprio a Pescara. Il merito è di Pigro, un Labrador di 5 anni che da uno si sta specializzando in ricerche in superficie. C'era una bambina che si era smarrita e il cane, nonostante questo piccolo periodo di attività, annusando gli indumenti della bambina, ha dato indicazioni ai genitori e ad alcuni soccorritori per far sì che la bimba sia stata ritrovata in un tempo brevissimo.